ragazze, oggi nuovo video ed è il video dei prodotti finiti, finalmente, ne posso fare un altro, il secondo, perché c'è troppa soddisfazione, va a finire i prodotti, soprattutto quando sono trucchi e proprio trucchi, non prodotti per il viso, cioè tipo felicità assurda. Comunque, questo è il nostro sacchettino dei prodotti finiti e incominciamo subito. Il primo finito è un mascara. Ok, anche oggi ho fatto un esame, quindi sarò un po' fuori di testa. Comunque, questa mascara della Benefit, che è il The Real, non riesco mai a pronunciarlo, e questo mascara sapete quanto l'ho adorato e purtroppo è finito. È un ottimo mascara perché non tanto come volumizzante, ma come allungante, perché vi fa delle ciglia veramente lunghissime. Io sono un po' avvantaggiata perché ce l'ho già lunghe di mio, però con queste veramente fa un bellissimo effetto. Purtroppo è finito e perché era la versione mini. E penso che il prezzo della versione full size sia sui 23 euro, però non penso che lo ricomprerò perché penso che ci siano dei mascara molto più economici che fanno lo stesso effetto e non mi va di spendere 23 euro per un mascara, diciamo. Però il mascara in sé è veramente un ottimo mascara, io lo consiglio a tutte, chi ha voglia di provare un mascara Benefit provi questo perché è veramente ottimo. Secondo prodotto finito sono queste salviette della Garnier. Sto provando tipo tutte le salviette possibili e immaginabili del supermercato perché voglio trovare le salviette struccanti per me. E queste devo dire che rispetto alle altre due che avevo fatto vedere nel precedente video, che vi metterò sotto nel box, queste mi sono piaciute molto di più perché queste sono già più sature, cioè hanno un bel po' di prodotto struccante e sono molto delicate. Sono le salviette struccanti delicate Sensitive Essential della Garnier e queste mi sono piaciute veramente tanto. Infatti ne sto provando un altro della Nivea, mi pare, che non mi piacciono tanto perché non hanno tanto prodotto, ma queste qua finora sono quelle che mi sono piaciute di più perché sono molto delicate e struccano molto bene, quindi penso che queste sì le ricomprerò appena finirò le altre. Altro prodotto è questo detergente della Garnier che è il Pure Acido Salicilico e Zinco Purificante e questo mi è piaciuto da morire, infatti ne ho comprato subito un altro e devo dire che questo è veramente un ottimo gel per le pelli miste e grasse, soprattutto secondo me è meglio miste che grasse perché non è che abbia questi super effetti benefici, però devo ammettere che lascia la pelle molto pulita dopo il risciacquo, è delicato, non mi ha fatto irritazione e io ho la pelle super sensibile, quindi se non fa irritazione a me vuol dire che non la fa nessuno e mi ha anche aiutato a togliere, diciamo, delle imperfezioni perché facendo il risciacquo ogni mattina con questo, standola a massaggiare sulla zona T, mi ha aiutato a togliere un po' di punti neri e anche un po' di brufoletti che stavano spuntando e sono rimasta molto soddisfatta. Sapete il mio scetticismo per i prodotti del supermercato per il viso, ma questo sul serio ve lo consiglio tantissimo perché mi è piaciuto da morire, quindi anche questo è super consigliato e penso che l'ho già ricomprato, non penso che lo ricomprerò, l'ho già ricomprato. Una testina del Clarisonic, questa è la scatolina di quella nuova che è quella per tipo le pelli super sensibili, quella blu perché sapete che tipo mi irrita ogni cosa. Già il Clarisonic è tipo super potente, la testina per pelli normali è troppo aggressiva per me. Questa era la testina staccata, è sporchissima, quindi ora che il Clarisonic è disponibile anche da Sephora sono corsa a prendermi una testina di ricambio perché avevo smesso di usarlo il Clarisonic perché intanto che era vecchissima, era di agosto questa testina, quindi non era molto igienico e non sapevo come comprarlo su internet, quindi ho detto va bene, aspettiamo un attimo e poi appena esce in Italia, perché sapevo che usciva presto, l'ho comprata subito nuova. Poi un altro detergente quotidiano, il Lidra T Gel Detergente Esfoliante della Clinians, questo qua. Questo è terribile, ok? È penso uno dei peggiori prodotti che io abbia mai provato sul mio viso. Uno perché non serve assolutamente a niente, proprio non ha fatto niente. Nella sua vita di gel detergente non mi ha aiutato assolutamente a niente e soprattutto ha una consistenza, avrete presente il gel, quello là, proprio il gel scarso da capelli, quello che proprio si sgretola per quanto è gel. Ecco, questa è la stessa identica cosa. Poi i cosiddetti microgranulini esfolianti sono inesistenti. Cioè ci sono, però la consistenza in gel di questo prodotto non permette neanche di esfoliare bene la pelle, quindi è inutile. L'ho finito a forza proprio perché mi dà fastidio buttare i prodotti, so che quando non va bene un prodotto non bisognerebbe usarlo sulla pelle,
però mi dava fastidio perché costa anche, costa sui 4, no, costa 4 euro, penso. Non lo so, comunque non mi è piaciuto e lo sconsiglio a tutte. Ci sono ottimi gel detergenti, tipo quello che avevo fatto vedere prima, e non vale la pena comprarlo. Quindi questo è super, 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 super bocciato. Altro prodotto finito è questo burro cacao dei provenzali all'olio d'argan. E sì, è finito, non va più su. E questo devo dire che non so se lo ricomprerei perché andava a colpi, devo ammettere. Alcune volte quando lo mettevo non mi idratava per niente, anzi peggiorava la situazione, mi si spellavano tutte le labbra, quindi era terribile. Poi quando mettevo il rossetto, tipo, il rossetto sembrava che facesse lo scrub perché tutte le pellicine poi venivano trasportate via dal rossetto, quindi era pessimo. Però in altri momenti invece non so perché decideva di idratarmele come si deve. Quindi non so se il mio era difettoso o non sono capace di usare un burro cacao. Però devo ammettere che non mi è piaciuto. Invece l'altro che sto usando, le Provenzali, che è lo Stick Labbra Ribes Rosso, mi piace da morire perché questo le idrata che è una favola. Questo mi piace veramente tanto. Infatti quando ho finito questo, quando ho aperto questo, ho detto: ma perché? Perché ho comprato questo se questo è così buono? Quindi non mi è piaciuto. Forse, non lo so, forse ad altre persone funziona e quindi se volete provarlo, provatelo perché l'olio d'argan comunque aiuta sempre, l'olio d'argan fa sempre bene ovunque voi lo mettiate. Però io non lo consiglio perché non mi è piaciuto, quindi non lo ricomprerò. Altro prodotto è questa maschera esfoliante delicata Nivea, che era quella che si fa il peeling, quindi c'è questa maschera, vi mettete questo gel che devo ammettere, ha un forte odore d'alcol, quindi se non vi piacciono gli odori forti, questa maschera non la comprate perché ha un odore di alcol spaventoso. Ve la mettete sul viso e poi fa una specie di pellicola che poi voi vi strappate. Fa stra paura quando vi mettete questa maschera perché poi sembra che vi strappate la pelle ed è un effetto spaventoso. Comunque, non serve a niente. Cioè, non la ricomprerò perché non mi ha fatto assolutamente niente e costa pochissimo, ok? Quindi non ci ho speso tanti soldi, tipo quella, cos'era? Quella della Lush, che anche quella è inutile, però là ci avevo speso molto di più. Questa qua non la ricomprerò perché non ha l'effetto esfoliante per niente. Lascia la pelle morbida, ok, però penso che sia abbastanza aggressiva per la pelle, perché devo ammettere che quell'odore d'alcol mi ha messo un po' sulle spine, perché era veramente un odore d'alcol molto forte, quindi non penso che la ricomprerò, perché comunque gli effetti esfolianti, purificanti non ci sono stati, quindi non la ricomprerò. Infine, ultimo prodotto è un'altra maschera che vi metto la foto da questa parte o dall'altra, che è la foto è la maschera ai propoli, mi pare, dell'Erbolaio, che, oddio, è buonissima, me l'aveva regalata la mia amica, la G, mi aveva dato un sacco di campioncini. La G ormai, lo dico G anche da voi perché l'avete vista nell'altro video, quindi la conoscete. E mi aveva dato un sacco di campioncini e tipo l'ho usata per 2 mesi ed è fantastica, ok? Non solo vi lascia una pelle così morbida, ma morbidissima proprio. Poi bella purificata, non è aggressiva. Mi pare che ha l'argilla e i propoli, non vorrei sbagliarmi. Comunque sotto trovate sempre tutti i link, elenchi di tutto e di più. Comunque mi è piaciuta tantissimo, infatti penso che lo andrò a comprare in erboristeria perché quella mi è veramente piaciuta tanto e mi lasciava una pelle così morbida e poi molto 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 pulita. E sì, mi è piaciuta, quindi quella la ricomprerò sicuramente. Ho finito i miei prodotti, vi ho detto cosa ho finito, quindi posso buttarli finalmente. Sono qua tipo da 3 mesi e non vedo l'ora di buttarli nel cestino. Io spero che questo video vi sia stato utile. Se vi è piaciuto, non dimenticate di mettere un bel pollice in su. Questa volta le faccio incrociate le dita. Se avete finito qualche prodotto, mi raccomando, scrivetemelo sotto se vi è piaciuto, se lo ricomprereste, perché mi fa sempre piacere leggere i vostri commenti. Come al solito, grazie, grazie, grazie perché mi seguite, ancora non ci credo che c'è gente che mi segua sul serio. E grazie, grazie di aver visto questo video. Io vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao! Prima partiamo dagli occhi e il primo preferito è questo ombretto della neve, che sto cercando di leggere il nome, che è Carnaby Street.